Buongiorno, fantastiche amiche, ben ritrovate nella cucina di Anna Rita. Oggi andremo a realizzare un risotto con cipolla di Tropea e zafferano. Adesso iniziamo a mettere dell'olio. Mettiamo una noce di burro. Mettiamo la cipolla di Tropea direttamente arrivata a casa nostra. Mettiamo il coperchio, il nostro ottimizzatore di cottura, ed andiamo ad accendere e aspettiamo qualche secondo che la cipolla inizi a soffriggere. Adesso che la nostra cipolla si è soffritta, si sente dal rumore, andiamo a mettere 2 bicchieri di riso. Io per la mia porzione me ne bastano 2 bicchieri di riso. E li facciamo tostare un attimino. Camera, se vuoi venire a vedere la tostatura, chiudiamo sempre a fiamma alta, facciamo tostare il nostro riso qualche secondo, dopodiché andremo a mettere un po' di vino, facciamo sfumare il vino bianco e poi mettiamo un po' di parmigiano. A dopo. Adesso che il nostro riso si è tostato, mettiamo 4 bicchieri di liquido di brodo. Perché ogni bicchiere di riso va messo 2 bicchieri di liquido. 3 e 4. Chiudiamo, anzi, mescoliamo una mescolata. Chiudiamo e attendiamo che il riso vada a bollire. Alziamo il coperchio e vediamo cosa è successo al nostro riso. Il nostro riso si è cotto, l'acqua, il liquido è evaporato ed io a questo punto ci vado a mettere del vino bianco. Non l'ho fatto prima perché così rimane il sapore del vino, non si confonde con il brodo di cottura. Ci vado a mettere del parmigiano. E una noce di burro, così amalgamiamo tutto. Facciamo evaporare il vino, mescoliamo bene bene così i sapori si amalgamano. Adesso mettiamo infine lo zafferano, il tocco finale per far colorare il nostro risotto. Cambia colore e sapore, ovviamente. Adesso abbiamo finito. Ops. Chiudo ed ecco a voi il nostro risotto impiattato. Risotto zafferano e cipolla di Tropea. Ecco qui un profumo delizioso, sicuramente sarà saporito. Ciao a tutti, alla prossima.